Ciao amici, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi video prime impressioni per quanto riguarda il nuovissimo modello H della GL Sport. Andiamo a scoprire questo guanto insieme e partiamo come sempre, ormai come saprete a memoria, dal lattice. Il lattice in questo caso è un classico contact di colore arancione che qui vediamo ancora in celofanato, che dovrebbe garantire ottime prestazioni su asciutto, buone su bagnato, con una resistenza all'abrasione che dovrebbe essere nella media. Passando ora al taglio, il taglio è un taglio studiato dalla casa produttrice, che dovrebbe garantire una discreta superficie di presa abbinata anche a una discreta sensibilità. Come possiamo vedere, sulla punta di ogni singolo dito il lattice gira per aumentare la superficie di presa, mentre si restringe leggermente per aumentare la sensibilità. Sicuramente i più attenti di voi noteranno che questo taglio ricorda un po' l'Evolution Negative della Roche. Infatti è così, anche noi abbiamo avuto questa sensazione un po' di somiglianza di taglio. Staremo a vedere se questo taglio si comporta come l'Evolution Negative, in maniera diversa, in maniera migliore o peggiore di quello della Roche. Staremo a vedere. Per quanto riguarda invece il corpo e dorso del guanto, il corpo è costituito da un foglio di neoprene un po' più spesso del normale. Il dorso invece è costituito da uno strato in gomma appoggiato sul neoprene. La combinazione di questi due materiali dovrebbe andare a garantire un'ottima protezione della mano durante la fase di respinta di pugno. Durante la fase di presa dovrebbe conferire una buona stabilità. La stabilità è sicuramente aiutata molto dal gel interno presente, che appunto il gel unito al tipo di dorso si dovrebbe avere anche lì una buona stabilità della mano. Per quanto riguarda il polsino, come possiamo vedere, è totalmente integrato nella struttura, è costituito proprio dallo stesso foglio di neoprene che costituisce la struttura. Troviamo sull'esterno un inserto in licra che va a facilitare leggermente la calzata, che è abbastanza veloce, non velocissima, abbastanza veloce. La calzata è sicuramente facilitata da questo inserto in gomma che si estende sulla parte interna del polsino fino a formare questa linguetta. Attenzione, questo inserto in gomma non c'entra niente con l'attice del palmo, sono due cose totalmente separate. Questo inserto serve solo per formare questa linguetta, che serve a facilitare la calzata, esclusivamente a quello. Il cinturino è anch'esso costituito dallo stesso tipo di neoprene che costituisce corpo e cinturino, e fa mezzo giro intorno al polso con chiusura velcro. Per quanto riguarda le sensazioni che il guanto regala alla mano, il gel interno dà la sensazione proprio di bloccare bene la mano all'interno del guanto, almeno così a primo acchito. Staremo a vedere se la bloccherà bene anche durante la fase di presa. Per quanto riguarda il dorso è un dorso molto, che si sente come un dorso molto protettivo, limita un po' i movimenti della mano, la mano non è proprio liberissima, però al contrario si sente proprio, come abbiamo detto, una grandissima protezione, la mano è sicuramente molto protetta all'interno. Bene, mi sembra di avervi detto tutto quello che c'era da dire su questo guanto. Mi raccomando, non perdetevi la recensione che uscirà sul canale tra non molto. Se siete interessati all'acquisto del guanto, se vi ha già convinto e tutto, vi lasciamo il link qui sotto in descrizione per andare subito a comprarlo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su Instagram e Facebook. E un saluto agli amici della Sherlock Gloves.